È allestita allo spazio Oberdan fino al 10 giugno la mostra, promossa dalla provincia di Milano, Ieri Oggi Milano, una raccolta di fotografie che, attraverso lo sguardo di autori italiani e stranieri, racconta Milano dal dopoguerra ai giorni nostri. L'esposizione è aperta al pubblico ad ingresso libero tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 19.30, martedì e giovedì fino alle 22. Una mostra che abbiamo voluto organizzare, una mostra fotografica che abbiamo voluto organizzare in occasione del MIA e subito dopo il MIA, la grande fiera della fotografia che si è tenuta qualche giorno fa a Milano. Qui allo Spazio Oberlin abbiamo voluto organizzare questa mostra fotografica insieme al Museo della Fotografia di Cinisello Balsamo, che ha appunto offerto il proprio patrimonio fotografico, e l'obiettivo è quello di riprendere un po' tutte le fasi che la città di Milano ha vissuto negli anni e nei secoli, dalla crescita industriale, economica e sociale, e quindi anche in questo caso valorizzare la nostra identità di milanese, di lombardi, ma è di italiani, e del nostro territorio, per comprendere il passato, le nostre tradizioni, quindi costruire il futuro in vista anche dell'Expo. Questa è una grande mostra di 170 fotografie, quindi abbastanza imponente. Comprende dei veri capolavori di autori molto noti a livello internazionale come Thomas Trout, Paul Graham, Gabriele Basilico, Olivo Barbieri. Ci sono autori storici grandissimi come Federico Patellani, Cenzo Nocera, Attilio del Comune, con i ritratti dei personaggi. In sostanza è una rassegna che vuole un po' riflettere sulla storia recente di Milano, quindi dal dopoguerra ai giorni nostri. Perché? Perché Milano si sta trasformando, ma forse non riesce a trasformarsi fino in fondo, non riesce a diventare metropoli, e può sempre essere utile interrogarsi e guardare un pochino al nostro passato recente.